Ho compiuto 108 anni, Len. Ne avevo 44 l'anno in cui John Coffey entrò nel Miglio Verde. Non è stata colpa sua. Lui non poteva evitare quello che è successo. Era una forza della natura. Oh, ne ho viste di cose incredibili nella mia vita, Ellie. Un altro secolo sta per passare. Ma a me è toccato vedere i miei amici e i miei cari morire nel corso degli anni. E tu, Ellen, anche tu morirai. E la mia maledizione è sapere che io sarò ancora lì. È la mia espiazione, capisci? La mia punizione per aver lasciato che John Coffey cavalcasse il fulmine, per aver ucciso un miracolo di Dio. Te ne andrai anche tu, come tutti gli altri, e io dovrò rimanere. Ah, prima o poi morirò, di questo sono sicuro. Non mi illudo di essere immortale, ma avrò desiderato la morte prima che la morte mi prenda con sé. In verità, la desidero già adesso. Ci penso quasi tutte le notti mentre sono a letto e aspetto. Penso a tutte le persone che ho amato e non ci sono più. Penso alla mia bella Jane, a come l'ho persa tanti anni fa. E penso a tutti noi che percorriamo il nostro miglio verde, ciascuno a suo tempo. Ma un pensiero mi tiene sveglio più di ogni altro in queste notti. Se lui ha potuto far vivere tanto a lungo un topo, a me quanto resta ancora da vivere. Tutti noi dobbiamo morire, non ci sono eccezioni. Ma qualche volta, Dio mio, il miglio verde sembra così lungo.